motore, azione! Buongiorno a tutti, oggi vi presentiamo una ricetta dell'Istituto Politecnico. Merluzzo cotto a bassa temperatura con crema di cannellini e verdure dell'orto in mirepoix. Loro sono i nostri talenti della terza cuochi che mi aiuteranno all'esecuzione della ricetta. Procediamo innanzitutto con un taglio tecnico. Prego, cubiali. Taglio tecnico, cosa si dice? Che è perfetto nella forma, quindi in questo caso un quadratino. Ok, per esigenze televisive noi ci siamo portati un po' avanti. Servirà per la ricetta delle carote, della zucchina, del peperone, della cipolla e un pomodoro rosso che vedremo di togliergli la buccia per renderlo più digeribile e con la cottura più croccante. Semplicemente vi faccio un'incisione a X, togliamo il picciolo e andiamo a immergerlo nell'acqua bollente per 30 secondi. Ok, grazie, molto bene. Mi passa dell'olio. In una padella antiaderente verseremo dell'olio extravergine d'oliva e le nostre verdure che, come dicevo, ci siamo già preparati. Guardate che bel colore e, come dicevo prima, la perfezione nella forma. E andiamo a spadellarle anche a crudo, ovviamente, in questo caso. Ovviamente quando prende la rosolatura sono pronte, molto croccanti, veloce e a temperatura alta, anche per fare la croccantezza del piatto. Intanto il nostro Biali procede sempre con il taglio delle verdure. Dall'altra parte, invece, con un filo di olio extravergine d'oliva, andiamo ad aggiungere i nostri fagioli cannellini che abbiamo messo a bagna 24 ore prima per renderli più morbidi e ovviamente diminuire la cottura, i tempi di cottura. Tanto padelliamo bene con un maestro, ci aiutiamo, ecco, lui è Giorgio, sempre della terza cuochi, e andiamo a cuocere. Una volta che è, diciamo, rosolato, abbiamo dato un po' di croccantezza ai fagioli cannellini, andiamo ad aggiungere un po' di brodo fino a coprire. Dopo 40 minuti i nostri fagioli sono pronti. E cosa facciamo? Allora, se non avete un frullatore tecnico come il nostro, potete procedere con un frullatore a immersione per rendere la cremosità, per renderlo cremoso. Intanto andiamo a saltare le nostre verdure. Ammesso e concesso che siano passati 40 minuti, andiamo nel nostro robot e andiamo a mettere i nostri fagioli cannellini, sempre con il suo brodo. Ovviamente sono già pronti e dobbiamo solo renderli cremosi, quindi adesso faccio un po' di rumore. 2-3 minuti e la crema è pronta. Molto bene, io ho preparato anche della salsa di soia per dare quel gusto particolare, anche un po' asiatico se si vuole, e dare la sapidità al piatto. Vuole procedere a far saltare il cattaneo? Bravissimo, molto bene, bravissimo. Spegniamo e vedete com'è bello, i zuccheri si sono caramellizzati, ovviamente la cottura è arrivata a compimento. Il nostro contorno, il nostro accompagnamento per la nostra ricetta è pronto. Arriva il pezzo in principale, il protagonista della ricetta, che è il merluzzo. Merluzzo dissalato, ovviamente, lavato molto bene perché presenta molta salinità, quindi è bene lavarlo e asciugarlo dall'acqua. Noi procediamo con una tecnica moderna, con quell'attrezzo che si chiama Roner, quindi è una cottura a bassa temperatura.
che viene effettuata dentro in un sacchetto, si chiama sacchetto del sottovuoto, con dell'olio extravergine e un po' qualche fogliolina di salvia. Sigilliamo il sacchetto e andiamo a immergerlo semplicemente nella sua acqua. La particolarità di questo attrezzo è che ci tiene la temperatura impostata, che impostiamo proprio noi, con il tempo costante. Quindi la particolarità è poco grassa e molto salutare. 25 minuti e il nostro baccalà è pronto. Mi chiederete, io a casa non ho questa attrezzatura qua, come faccio? Semplice, un colino, cioè un setaccio o colino, chiamatelo come volete, padella, pentola con acqua in cioè praticamente deve sobbollire, mettiamo il nostro setaccio a testa in su, mettiamo il nostro merluzzo e copriamo con della stagnola o con un coperchio. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, ovviamente andiamo a aromatizzarlo con la nostra salvia o anche dei sapori, dei profumi, degli aromi che volete voi. Dopo 20 minuti la cottura è pronta. Quindi non ci resta altro che andare all'impiatto. Facciamo un po' di pulizia. Abbiamo raggiunto la cremosità, bellissima direi, e andiamo a posizionare la nostra crema. Andiamo leggermente ad appiattire la nostra crema. Prendiamo un cucchiaio e andiamo a mettere le nostre verdurine, anche quasi un po' un piatto primaverile che rispetta la quaresima, bello da vedere e buono da mangiare. Bravissimo. Adesso darei il cambio a altri due talenti, due colleghi vostri, cosa dite? Va bene. Allora, vi presento Tommaso e Domenico. Allora, gentilmente me lo metti sul piattino con un cucchiaio. Grazie. Tommaso gentilmente mi prende con la pinza il pomodoro. Non ci siamo dimenticati del nostro pomodoro, bucalo pure. Dopo un minuto circa la pelle si sarà aperta con l'incisione che abbiamo fatto. Mettimela pure qua che tanto è spenta. Ok, vedete? Si prende la buccia e si spela. Ok, vedete? Queste bucce qua non le buttiamo via. Attenzione, dopo in una teglia con della carta da forno andiamo a stenderle, asciugate bene. Le mettiamo in forno a 90 gradi per circa 40-45 minuti. Questo è il risultato, ok? È la disidratazione della buccia del pomodoro. Servirà a dare al piatto croccantezza e anche colore. Me la mette Tommaso questa dopo? Vuole procedere lei ad adagiare il merluzzo? Guarda che bello. Lo metta nel centro. Bravissimo Domenico. Bellissimo. Perfetto, e Tommaso mette la decorazione e la croccantezza al piatto. Piatto semplice, gustoso, fatto dai nostri talenti dell'Istituto Politecnico di Grumello del Monte. Alla prossima, ciao ciao.